acquisito. E quindi cosa succede? Che il soggetto, facendo un conto, dirà forse è meglio scappare. Questo dimostra di come appunto questo governo e questa maggioranza trattino argomenti così delicati, questo dimostra di come non ascoltando l'opposizione si fanno pasticci che vanno esattamente nell'idea contraria che vuole andare questa legge, appunto, facendo un disastro e regalando un'ennesima legge inefficace da questo punto di vista e soprattutto pericolosa con questo emendamento ai cittadini, quando si poteva veramente fare un lavoro migliore e approvare una legge tutti insieme, appunto, che fosse veramente efficace. Grazie. Grazie a lei, io non ho altri iscritti a parlare. Ermini. Grazie Presidente. Soltanto per evitare un po' di confusione, perché queste nostre discussioni vengono ascoltate anche dai cittadini attraverso la radio, attraverso i canali web. Io vorrei che fosse chiaro che l'arresto obbligatorio è previsto esclusivamente per due fattispecie: per la guida sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti. Compito della magistratura, degli organi inquirenti, sarà stabilire evidentemente se è attuale o meno, e per il tasso alcolico elevatissimo. Noi abbiamo visto, e voi potrete vedere dal testo, come se uno commette un omicidio stradale sotto l'effetto dell'alcol, è evidentemente a conoscenza di essere ubriaco, altrimenti non incorrerebbe in questa sanzione gravissima. Ma c'è un'altra cosa che vorrei segnalare e che nessuno però ha detto, ed è giusto dirla. L'arresto obbligatorio non vuol dire finire in prigione per forza. Caro Ferraresi, l'arresto non è la misura cautelare, sono due cose, due istituti assolutamente distinti. L'arresto, quante volte chi esercita la professione da avvocato, quante volte avete visto un verbale d'arresto ma il pubblico ministero ti fa immediatamente scarcerare? Ma ditemelo, quante volte l'avete visto? Allora, l'arresto obbligatorio è evidentemente il primo atto che viene compiuto dalla polizia giudiziaria. Ma che se non è seguito dalla richiesta di misura cautelare, può essere che il pubblico ministero decida di scarcerarlo anche immediatamente. E quindi una condotta di un soggetto che si ferma, che presta soccorso e che dimostra la sua assoluta buona fede, sarà vista dal pubblico ministero in modo tale da non finire in prigione. L'arresto obbligatorio, peraltro, inciderà anche su altri aspetti, perché con l'arresto obbligatorio sappiamo che vi possono essere anche conseguenze su altre tipologie, anche su questioni di tipo amministrativo. Quindi io credo che mettere paura alle persone in realtà serva poco. Questa è una norma che viene applicata esclusivamente per reati gravissimi, per due condotte gravissime, ed è giusto che le persone sappiano che non si possono mettere alla guida di una macchina quando hanno bevuto ed hanno un tasso alcolemico superiore a 1,5, perché non si sta nemmeno in piedi con un tasso alcolemico superiore a 1,5, o quando sono in preda a sostanze stupefacenti, perché la vita delle persone che poi subiscono la condotta di questi conduttori di automobili o di mezzi in generale è troppo preziosa perché sia in qualche modo perché vada ad essere messa sotto delle discussioni che poi alla fine non hanno neanche la certezza della condotta in carcere delle persone. Per cui noi voteremo contro a questo emendamento. Bene, la ringrazio. Abbiamo altri tre iscritti. L'onorevole Baldelli, prego. Grazie Presidente. Io credo che quando tre forze politiche di diversa cultura e eterogenee tra di loro pongono una questione che io credo sia fondata. Una maggioranza che vuole, diciamo, una riflessione seria si ponga il problema di qual è il tema che viene posto al centro dell'attenzione. Beh, io credo che se da un lato c'è la volontà di approvare il testo che reca la prima firma del senatore Scilipoti, presto e bene, io credo che per altro aspetto ci sia la necessità comunque di evitare che le conseguenze di questo testo siano negative